Eccoci qui, salve dottoressa, grazie per aver accettato il nostro invito. Diamo il buongiorno a Luisa Napolitano, sostituto della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Noi Buongiorno, buongiorno. vorremmo ricordare con Luisa Napolitano, anche ex componente del CSM, del Consiglio Superiore della Magistratura, la figura di un giudice, il cui giorno della morte ricorre proprio oggi, era l'8 giugno del 1900. 76 e ci fu il primo assassinio da parte delle Brigate Rosse di un magistrato. Lui era Francesco Coco. E lo vogliamo ricordare in questo percorso ideale che stiamo ormai facendo in questi giorni. Abbiamo iniziato il 23 maggio con l'anniversario della strage dei Capaci. Proseguiremo in tutto questo periodo. Arriveremo anche al perdono del Gargano quando a San Giovanni Rotondo accoglieremo le reliquie, le spoglie del giudice Rosario Livatino. Allora vorrei chiedere a Luisa Napolitano. Intanto inquadriamo ecco, un po' quel periodo storico, il 1976, cosa accade in quegli anni. La ringrazio, questa vostra iniziativa è molto importante. Come sa, anche l'Associazione Nazionale Magistrati e il Consiglio Superiore sta percorrendo, diciamo, in questo periodo, dalla morte di Falcone ai prossimi mesi, diciamo, il ricordo di tanti magistrati, che hanno perso la vita per mano del terrorismo o della mafia. Gli anni di piombo, sappiamo, in Italia. Si dice, gli storici dicono, presero avvio con la strage di Piazza Fontana nel dicembre del 69. Seguì un decennio di violenza terroristica da parte di gruppi eversivi, sia di destra che di sinistra, che mettevano in discussione lo Stato repubblicano, minacciavano attentati, stragi e purtroppo ne portarono anche a termine molti. Le Brigate Rosse in particolare erano un'organizzazione militante ed eversiva di estrema sinistra che nel 1974, e qui ci avviciniamo alla vicenda tragica di Francesco Coco, nel 1974 rapirono a Genova il magistrato Mario Sossi. Nello stesso anno va anche ricordato che avvennero in Italia le stragi del treno Italicus e di Piazza della Loggia a Brescia, a nome di sigle, in questo caso di estrema destra. E ci fu praticamente un'evoluzione, che andò nella direzione della lotta armata. E quindi le vittime nella magistratura, le prime vittime furono Francesco Coco a Genova nel 1976 per mano delle Brigate Rosse e a Roma nello stesso anno per mano di Ordine Nuovo venne invece ucciso Vittorio Occorso. Poi, come tutti sappiamo, il culmine di questa strategia della tensione avvenne nel 1978 col sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. Dottoressa Napolitano, lei ha fatto riferimento proprio a Mario Sossi, che in qualche modo è una figura chiave in quello che poi sarà l'omicidio, l'assassinio del giudice Francesco Coco. Lui, ricordiamo, persero la vita anche i suoi uomini di scorta, il brigadiere della Polizia di Stato Giovanni Saponara e l'appuntato dei carabinieri Antioco Deiana. Qual è stata la colpa di Francesco Coco per le Brigate Rosse? La colpa di Francesco Coco fu quello di essere un magistrato rigoroso, rispettoso della legalità e coraggioso. In pratica, in estrema sintesi, il 18 aprile del 1974 le Brigate Rosse sequestrarono a Genova il giudice Mario Sossi, che aveva chiesto l'ergastolo per gli assassini, peraltro rei confessi, della cosiddetta banda 22 ottobre. Il 18 maggio del 74 le Brigate Rosse comunicarono un ultimatum e per salvare la vita del magistrato chiedevano la liberazione di alcuni componenti di quella banda 22 ottobre, che era peraltro responsabile anche di omicidi, in particolare quello di Alessandro Floris, un fattorino portavalori che era stato ucciso nel corso di una delle rapine con cui le BR si autofinanziavano. Il 20 maggio la Corte d'Assise di Genova
con il parere contrario del procuratore generale Coco, decise con un'ordinanza di concedere, di scendere, diciamo, a patti con le Brigate Rosse, e quindi concedere la libertà provvisoria e nulla osta all'espatrio per 8 appartenenti alla banda 22 ottobre. La Corte d'Assise subordinò questa decisione alla condizione che fosse assicurata l'incolumità personale e la liberazione di Mario Sossi. Il procuratore generale Coco presentò ricorso contro questa ordinanza, non vi diede esecuzione, e anche se Sossi il giorno 23 maggio fu liberato, il procuratore generale proseguì in questa direzione, in quanto, tra le altre cose, il Sossi venne liberato, ma presentava segni di percossa e anche una frattura. Quindi lui ritenne che le condizioni dell'ordinanza non erano nemmeno state rispettate. E quindi impugnò in Cassazione questa decisione della Corte d'Assise di Genova. L'ordinanza fu sospesa, l'ordinanza poi fu annullata dalla Cassazione. Quindi, diciamo, dal punto di vista del rispetto della legalità, Coco riuscì cioè, ebbe ragione della sua impostazione, solo che, come sappiamo, da quel momento l'ostaggio non fu più Sossi, ma divenne Coco, perché le Brigate Rosse ovviamente non gli avrebbero perdonato questo suo rigore. E peraltro, dalle fonti si ricava che anche il Presidente della Repubblica Leone dell'epoca aveva sentito Coco in relazione a questa decisione, e Coco aveva detto: io farò il mio dovere sino in fondo. Così fece, e poi, come ho detto, tutto questo avveniva, eravamo nel maggio 20, 1974. Coco continuò a lavorare con grande impegno, perché era noto il suo grande impegno, era l'ultimo a lasciare gli uffici della Procura Generale di Genova, come prima negli uffici in cui era stato prima di allora, e finché arrivò quel tragico 8 giugno del 1976, 2 anni dopo. Lei ha ricordato che quel giorno, Coco lasciò l'ufficio dove aveva lavorato fino all'1:30 circa. Era stato accompagnato dall'agente che si occupava della sua tutela, Saponara, e guidava la vettura l'appuntato dei carabinieri Deiana. Erano due altri servitori dello Stato che all'epoca avevano 42 anni. E quando arrivarono nella famosa scala salita di Santa Brigida di Genova, mentre salivano le scale, Saponara e Francesco Coco furono freddati. Saponara non ebbe neanche il tempo di reagire, e Antioco Deiana, che era rimasto nella macchina sotto la scala, fu ucciso da altri due brigatisti. Le cronache ci ricordano una cosa anche importante: che una delle mitragliette Scorpion usate nell'attentato a Coco verrà poi usata per uccidere Aldo Moro, l'attacco Dottoressa sempre delle Brigate Rosse. Napolitano, lei ha avuto modo di ricordare la figura di Francesco Coco anche nell'evento Testimoni Capaci, che è l'evento che è stato promosso dall'Associazione Nazionale dei Magistrati presso la Corte di Cassazione proprio a ridosso del 31° anniversario della strage di Capaci. Ha ricordato anche il fatto per cui poi Francesco Coco ottenne anche una medaglia d'oro al valor civile, evidenziando eccezionale rigore morale, assoluta fedeltà al giuramento indossando la toga. Le vorrei chiedere, ecco, in chiusura di questo collegamento, Dante direbbe diligite justitia, ma qui iudicatis terra, amate la giustizia, voi che esercitate la giustizia sulla terra. Qual è il consiglio, ecco, che in qualche modo si sente di dare a tutti i cittadini, magari anche spesso vittime di ingiustizia, affinché possano credere effettivamente nella giustizia? Ma io credo innanzitutto che una figura come Coco, che ha sacrificato la vita per il rispetto della legalità e anche nell'interesse comune di tutti i cittadini, rappresenti innanzitutto un ricordo che non ci deve lasciare, e una testimonianza che ci deve dare coraggio e senso civico. Lui aveva una moglie, aveva 4 figli, e ha ricevuto una medaglia d'oro al valore civile, come lei ha ben ricordato,
però ha lasciato, diciamo, dei figli giovani e quindi è un uomo che ha, come devo dire, ha lasciato con la sua morte tanta sofferenza anche nei suoi familiari e ancora viene ricordato questo. Io credo che come in quel momento l'Italia seppe reagire a quegli anni di piombo, è una realtà così difficile, e la magistratura fece la sua parte, ma non solo, tutte le istituzioni furono, diciamo, unite. Ecco, io credo che la fiducia nello Stato, il combattere per i valori dello Stato, ecco, sia la forza e l'impegno di tutti i cittadini, che è importante, come quella dei magistrati, come quella di tutte le istituzioni. Ogni cittadino deve sentirsi parte, diciamo, del progetto del bene comune per la nazione. Grazie alla dottoressa Luisa Napolitano per questa preziosa testimonianza su Francesco Coco, sostituto procura generale presso la Corte d'Appello di Roma. Grazie ancora per essere stata con noi. Grazie a voi e buona giornata. Grazie ancora. Noi ci fermiamo solo qualche secondo e poi torniamo qui con alcuni aggiornamenti con la nostra Maria Pia, che è già pronta.